italianissima, di genitori italianissimi, che però sono stati per lavoro in Russia, verso la Siberia. Ho vissuto molto tempo a Bologna, ho studiato a Bologna, ho fatto il DAMS, Bologna è stata la mia palestra. Tutto ciò che riguarda la tua attività di artista comporta scegliere continuamente. Già la vita è una scelta continua, anzi per chi poi si pone di aver scelto di poter fare l'artista e quindi poter avere la libertà di poter fare questo tipo di vita con i pro e i contro, cioè questa fatica della scelta. Poi è chiaro che tante scelte arrivano così. Io lavoro magari anche con un'immagine mentale, concettuale ed emotiva e visiva, e poi il lavorone è quello di plasmare tutto ciò nella realtà che diventa come quell'immagine che tu hai, e per far questo è una scelta continua. Certe volte ti sembra che la tua vita sia appesa a un piccolo filo, perché è un mondo enorme quello che magari stai cercando di realizzare con l'arte, dai tutto te stesso, fai un sacco di progetti, un sacco di cose, però poi dopo all'esterno sì, c'è dei riconoscimenti o delle persone che sono contente, dei periodi invece di basso, periodi di alto, però è come se per la società tu non hai costruito quasi niente e sei sempre appeso a un filo, dove non c'è una sicurezza, dove non c'è una certezza, dove non c'è una famiglia, dove se c'hai delle famiglie... Io ogni tanto avrei voglia di avere una regolarità, poi non ce la faccio, non ce la riesco a costruire, sono capace. Ci ho provato tante di quelle volte in un certo qual modo di dire vediamo se riesco a essere più organizzata, più regolare. Ho fatto dei periodi che ho insegnato a scuola, me ne vado via dopo 4 mesi dipingendo, suonando, cioè con delle cose fisiche, poi performance, colore, pittura, poesia, cioè delle cose, e poi man mano per cercare di andare avanti con quello che vuoi fare, per insegnare linguaggi e per andare a seguire una sperimentazione in corso, e con l'avvento delle tecnologie sempre più accessibili cominci a trovarti che hai bisogno di usare la tecnologia. Ho cominciato poi a fare i video, me li monto da sola perché devo seguire la regia io, così come le foto, e quindi alla fin fine sei sempre al computer. Faticoso, perché poi l'anima non è tecnica, è tutt'altro. Perché sono artista, forse perché proprio non potrei fare altrimenti. È tutta una serie di percorsi, anche sofferti, di keep going, keep going, keep going, keep going, continua, continua, continua. Io mi sono sempre sentita che per me fare arte era anche un atto, tra virgolette, politico, però politico nel senso bello del termine, perché poi su politica in senso lato sono anche una persona molto scettica. Fare arte è anche proprio un modo per cercare di dire, proporre ed essere qualcosa di alternativo a un ingranaggio che ti succhia e che ti... Infatti ho lavorato tantissimo in un periodo sul concetto delle scatole, di essere compresse, di essere scatolati. Il fatto di essere artista è proprio un modo viscerale di pancia di cercare modo altro di poter vivere secondo dei valori e delle cose che sembrano importanti, e non dover sottomettersi alle leggi che la società impone. Però tutto ciò è una grande sfida, perché poi noi artisti siamo da soli in un certo qual modo, siamo piccoli, siamo noi con le nostre ferite, con i nostri problemi, con la nostra umanità, con le nostre fragilità, con anche la nostra forza, perché dentro c'è una forza che è forte. È sempre stato un modo di lavorare mio molto dispendioso, cioè molto interdisciplinare e molto dispendioso, dove quello che si vede è la punta di un iceberg di tantissime competenze dietro, per cui ho sempre lavorato tantissimo. Crei un mondo parallelo alla vita, cioè un mondo di vita, però con tutti i lavori che fai, che hai fatto, e anche con le persone che hai coinvolto, ma non diverso, che poi sempre è un modo tuo di essere te stesso. Come penso tanti, anch'io ho passato diverse fasi, cioè ho passato la fase molto giovane agli inizi dove pensi che con l'arte cambi il mondo. Tu credi, e in questo modo anche la responsabilità di dire qualcosa di altro al mondo che non sia quello che dicono chi vede le cose in un'altra maniera. Poi ti rendi conto che il mondo
almeno come tu desidereresti, non lo cambi. E forse che non è che il fine del tuo fare arte sia cambiare il mondo, è troppo pretenzioso. Ritorni più modestamente nel bisogno di parlare agli altri di cose che viviamo tutti. Io credo, prima lo credevo, adesso lo sto sentendo proprio. Forse noi artisti, ma non solo noi artisti, chi è un po' più sensibile, certe cose le capta subito. Cioè tu questa responsabilità la senti, però non senti mai un feedback immediato e molto spesso sei deluso. Mentre invece il feedback arriva dopo. Io ho dei lavori che ho fatto, mettiamo Virus, l'ho fatta nel 2003 che avevo fatto questa performance. Vestita tutta piena di bollini ad arte fiera e mettendo i bollini rossi su tutte le opere della fiera, di modo da fare una confusione data dal fatto di mettere in gioco il sistema dell'arte, il concetto della vendita che fa il quadro più importante, meno importante, la bulimia dell'acquisto, tutta una serie di cose, di domande di messa in questione. E pur avendo avuto un buon riscontro, vedo che non so, è adesso che tutti parlano, tantissimi mi dicono, ah sì, perché Virus, perché di là. Cioè tanti feedback arrivano dopo, addirittura magari chissà, si spera, magari tra 20 anni o tra di più. Questo e non è facile da accettare. E ti sembra che tutto magari quel tuo anno di lavoro dove tu hai dato carne e sangue, dove non hai dormito, dove non hai lavorato, quindi non hai guadagnato, non... i giorni quasi più difficili sono il post, il giorno dopo della grande mostra, il giorno dopo della grande performance, perché tutte le tue energie negli ultimi mesi sono in azione per fare quella cosa, poi fai quella cosa e dici, e adesso? Questa è una domanda terribile che ti fa stare malissimo. E poi ti risvegli, ti riposi e non puoi fare altro. Il grosso del lavoro che supporta il mio lavoro artistico è un lavoro esistenziale su te stesso, sulla vita. Io ho sempre passato tantissimo tempo, a volte anche troppo, ad autoanalizzare, analizzare le cose, analizzare la società, vivere, ma usare molto tempo per pensare, meditare e percepire le cose. Io credo che più uno va avanti come artista, più mi interessano sempre meno le opere, mi interessa sempre più il processo, sempre più la performance, sempre più addirittura adesso sto facendo un diario, forse hai visto qualche cosa che è esattamente la vita. Cioè, quindi la cosa del processo della vita è sempre più interessante delle opere. Guarda, sai una cosa che io ho sempre considerato? Che l'arte è un dono. Io ho sempre fatto l'arte come un dono. Perché? Perché certe volte mi commuovo, perché pur di farla ho sempre cercato, ho sempre usato quasi tutto il tempo della mia vita, ho sempre dato tutto. Le mie viscere, il mio sangue, il tempo, mi sono sacrificata un certo tipo di cose perché poi certe volte hai qualche cosa che ti ritorna, proprio anche per la logistica per farla, certe volte no, e devi continuare a fare. Ogni tanto sei anche un po' sfibrato perché ci credi, però ci sono anche le esigenze della vita normale e però in fondo l'arte è alla fine è un dono perché è così. Il progetto sulla spiritualità è nato perché io sono una persona piuttosto mistica o comunque piuttosto spirituale, che però nella mia anche, diciamo, percorso umano, proprio umano come artista, ho sempre guardato in tutti i lati, no? Ho sempre cercato di attingere e avvicinarmi a tante fonti. E questo progetto l'ho cominciato nel 2006, The Finger and the Moon, che appunto vuol dire il dito e la luna. Questa frase dice tutte le religioni sono delle dita puntate verso la luna. L'importante è non fermarsi a guardare il dito. Il fondamentale che ha ispirato questo progetto è la consapevolezza del grande rispetto per tutte le forme di conoscenza spirituale, di cammino spirituale, e al tempo stesso mi interessava focalizzarmi sul concetto invece dell'aberrazione, della
della divisione, dell'essere io ho la soluzione, la mia è giusta, la tua è sbagliata. La prima parte del progetto l'ho fatta con una performance estemporanea alla Biennale di Venezia del 2007. La seconda parte l'ho fatta in Vaticano e adesso questa terza parte sarà a Genova. Tutte e tre sono un work in progress, ma è diverso. Ho dovuto fare un lavoro di documentazione di tutte le religioni. Il mio obiettivo era di trovare delle visualizzazioni di preghiere di tutte le religioni che potessi fare tutte insieme. E quindi il dito e la luna di cercare di dare rispetto a tutte queste. Ho lavorato con una stilista di abiti religiosi, un abito che sembrasse una suora, però invece aveva i pantaloni come fossero buddista, aveva dei particolari della Torah ebraica, aveva il velo come le donne musulmane, e con questo vestito mi sono messa a pregare con le preghiere di tutte le religioni. Quindi ci sono state delle reazioni molto interessanti, da una grande meditazione, un grande stupore, nel padiglione Italia che mi hanno interrotto perché sta facendo la preghiera musulmana, mi hanno fatto andare via. Tutto a sorpresa, perché non chiedo permessi, perché tanto non te li danno se li chiedi, e secondo perché a me interessa calare la performance e l'arte dentro la realtà. Quindi io ero una suora tra le suore. E in piazza San Pietro io ho pregato alla preghiera dei buddisti, alla preghiera dei musulmani, la preghiera degli ebrei, la preghiera degli indiani del Nord America, perché l'anno prima ero stata in una riserva indiana in Canada e avevo parlato con lo sciamano, avevo chiesto quali erano i riti da fare, ero andata a parlare con un rabbino, avevo chiesto, perché poi le mie preghiere ci tenevo che fossero molto filologiche. E poi la polizia mi ha interrotto dopo un'ora e mezza, ma avevo deciso che doveva essere vista in streaming, in diretta, per cui abbiamo organizzato, in 2 anni di lavoro, un network di gallerie e di luoghi nel mondo. Insegno a degli studenti e gli dico sempre che un po' è una caccia al tesoro con l'arte, cioè tu da, come artista devi partire dalla vita e trovare la forma, e però tu da fruitore devi fare la caccia al tesoro, da quella forma devi arrivare alla vita.